Cosa significa per la CGIL far parte di una manifestazione come la Marcia della Pace? Beh, intanto dire che abbiamo 50 anni e li portiamo bene, dire quella grande verità che è dire che non si contrasta la guerra se non si costruisce la pace, e per costruire la pace bisogna ragionare di uguaglianza, di lavoro, di dignità delle persone, di riconoscimento dei diritti e della dignità delle persone, e quindi che c'è una grande relazione tra il nostro lavoro quotidiano e ciò che vuol dire essere a dire che pace è la strada su cui costruire un mondo migliore. Senta, con la crisi che sta tagliando le gambe al sociale e anche ai lavoratori, possiamo dire che in Italia effettivamente ci sia pace? No, se pace vuol dire eguaglianza, condizioni positive, vuol dire anche stare insieme, non individui l'un contro l'altro. L'Italia è un paese che è stato profondamente diviso, in cui si è costruito la logica dell'individualismo che è fatta del più forte che deve contrastare gli altri. Però possiamo anche dire che in Italia ci sono tante persone che la pace la vogliono costruire, quindi che ogni giorno contrastano queste diseguaglianze, questo modo di concepire, che invocano e pensano che per esempio bisogna dare la cittadinanza a chi è nato in Italia, ha studiato in Italia e solo perché è venuto da un altro paese non è diverso da noi. E quindi credo che ci sia una verità ormai assodata, c'è un paese che è molto meglio di chi lo governa.